Allora, eccoci di nuovo ad un nuovo aggiornamento su quello che sta succedendo nella Grow Box. Perché qua apriamo, come al solito spegniamo la luce e accendiamo quest'altro. Ecco qua. Ecco qua. Ho messo tutto di nuovo solo in queste crop box. Allora, sotto ci sono vari pomodori ritrapiantati, ripicchettati, qualche peperoncino ancora. Poi ho riseminato zucche e zucchine perché in campo ad aperto hanno iniziato solo adesso da uscire, ne sono usciti pochissimi in confronto a tutti i semi che ho messo, quindi nel dubbio ho fatto i vasetti qualche giorno fa. Poi ci sono nuovissimi pomodori che poi li ripicchetto e poi li faccio crescere ancora. E poi solo dopo li passo sempre fuori ad abituarsi e infine li trapianto. Questi 2 o 3 giorni fa li ho messi, sono tutti margherite e crisantemi vari, vedo che stanno uscendo. Sopra è il reparto più potente dove c'è la luce più potente, questa qui che ho adesso spinto. C'è questo gruppetto di come si chiamava? Che cos'era? Aspetta un attimo, una margherita. Ma non mi viene il nome. Allora, se riesco a peccare l'etichetta, Gerbera. Sì, Gerbera. Queste sono tutte Gerbere. Le devo assolutamente separare. Queste sono Dalie. Ma interessante in questa grow box adesso ci sono le patate americane. Sono due varietà, quella viola sono quelle con le foglie già partite. Adesso riesco a tirarle fuori. Mentre queste grosse sono arancioni. Allora, quelle viola sono reduci della mia coltivazione dell'anno scorso, quindi sono quelle che ho raccolto. Queste qua arancioni le ho comprate, ma non so, o forse sono state trattate male, o comunque c'hanno qualche problema, perché ci stanno mettendo secoli a fare questi germogli, quindi probabilmente il raccolto per queste arancioni non andrà molto bene, però cominciamo a prendere i tuberi come li ho presi già con i viola. L'anno prossimo poi avremo delle patate più serie, più vive. I germogli stanno anche facendo, però stanno stentando. C'è del basilico rosso e basilico genovese, qualche ancora pianta di peperoncini. Poi fuori c'ho un sacco di peperoncini
pomodori pronti per il trapianto finale e melanzane. Domani farò un altro video, faccio vedere quelli. E soprattutto voglio far vedere poi domani la differenza tra queste dahlie che ho messo qui e dahlie che ho messo fuori. Le dahlie che ho messo fuori nella serra fredda sono così. Sono un quarto. Dimostrazione che comunque questa luce fa il suo dovere. Anche delle cipolle e questi vediamo se tiriamo fuori. Questi sono praticamente 3x4 12 tipi di pomodori diversi. Ma sono cresciuti troppo velocemente pure questi, li devo ritrapiantare. E anche quelli li ho messi dopo ancora, e sono altri 12 tipi. 12 tipi di margherite, crisantemi vari. E ancora peperoni e peperoncini. Questi qua viola l'ho già iniziato a trapiantare, qualcuno fuori, sembra in buone condizioni. Adesso che è finito il periodo freddo, forse, nei prossimi giorni sto aspettando si secca un po' il terreno e poi comincio a sfrattare un bel po' di cose, soprattutto questi pomodori qui. Sono abbastanza urgenti il ripicchiettamento. Ho già dei vasetti pronti. Penso che domani magari ne faccio 4 al giorno, intanto quelli di dietro possono stare un altro poco. Bisogna stare sempre appresso, altrimenti c'è il rischio che vanno in malura. Questa è la dimorfoteca, colori misti, non so che cos'è. Uscirà, c'è anche la varietà Polar Star, anche quella sta uscendo. E per questo aggiornamento della Grow Box è tutto.